Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, sono un po' spettinata, vabbè, come al solito. Fa un caldo bestiale oggi, non riesco a capire come mai. La sera fa freddo, alcuni giorni fa veramente freddo, che dico, ma cavolo, è già finita l'estate. E altre volte invece fa stracaldo. Vabbè, oggi giornata un po' di merda, diciamo così. Sono veramente stanca, ho lavorato, sono arrivata a casa ora, sono all'ostia per diverse cose, ma è meglio che non ne parlo perché sennò veramente poi mi incazzo. E quindi niente, diciamo che ora mi distraggo girando questo video, che in realtà è tipo una settimana che devo girare, ho ancora i sacchetti qua in camera e almeno mi tolgo il pensiero e metto via le cose. Allora, si tratta di acquisti Tigotà. Anche io ho approfittato del 20% di sconto che c'era fino alla fine di agosto. E ho preso sia dei prodotti scontati che non avevano poi lo sconto del 20%, sia invece prodotti a prezzo pieno, a cui poi in cassa è stato applicato il 20%. Ho speso un fottio, ho preso cose che in realtà non mi interessavano. Io ero andata principalmente proprio per vedere se c'era qualche offerta, quindi due o tre cose che sapevo erano in offerta, e poi ho detto, va, col 20% quasi quasi mi tolgo qualche sfizio, qualche prodottino tipo di Naobei, delle Driadi, così che difficilmente acquisto proprio perché magari hanno un prezzo un pochettino più elevato. Ho detto, questa è l'occasione giusta per acquistarli, approfittando appunto dello sconto. Siccome è veramente un mega videoolog, come sempre, quindi dico da perché non ci vado molto spesso, potrebbe questo video essere diviso in due parti a seconda se faccio tempo a girare tutto ora e quanto ci metto, perché come al solito ho dei problemi con la sintesi. Comunque, partiamo subito. Vi faccio vedere prima, diciamo, le cose un po' meno sfiziose, quindi quelle che riguardano la casa, pulizia e quant'altro. I prezzi ve li dico indicativamente se me li ricordo, se non me li ricordo, insomma, pazienza. Comunque tante cose erano già in offerta e altre cose invece appunto sono state scontate. Cerco di ricordarmi che cosa era in offerta e cosa no. Allora, prima cosa, pochissimo interessante ma necessaria, piumino catturapolvere di questi qua stile Swiffer. Non è lo Swiffer originale perché appunto ho voluto provare ad acquistare questi qua di sottomarca. Io acquisto un po' quello che trovo, non ho la necessità di avere per forza di cose Swiffer originale. Funzionano benissimo anche gli altri, per cui quello che trovo in offerta o che costa meno, insomma, lo acquisto. Questo non mi ricordo precisamente il prezzo, non era in offerta. O forse si era leggermente scontato, sinceramente non ricordo, comunque un prezzo basso sui 3-4 euro, insomma, per 10 ricambi, quindi insomma non male. Poi mocio ricambio, il mio veramente è da buttare, quindi questo mi sembrava carino. Non era quello, diciamo, il primo prezzo, era un po' una via di mezzo perché comunque ce ne sono alcuni che fanno veramente schifo, costano poco ma non puliscono niente. Questo era un po' una via di mezzo tra tutti e non era in offerta, però appunto gli ho applicato lo sconto e quindi niente, un semplicissimo ricambio del mocio. Sempre panni Swiffer, però questa volta ho provato a prendere questi qua che sono quelli un po' più, sono simili a quelli che abbiamo al lavoro, quindi sono professionali, diciamo, professionali tra virgolette, nel senso, sì, chiamiamoli professionali. E sono proprio dei veli molto, molto fini che hanno la stessa funzione dello Swiffer. Sono 20 pezzi e il prezzo era più basso delle confezioni Swiffer classiche o simili, insomma. Insomma, il rapporto quantità-prezzo era quello più conveniente, quindi ho voluto provare a prendere questi, che è anche comodo, il fatto che non abbia la scatola, mi è ingombrante, ci sta. Pellicola da cucina, questa qui, Rotofresh. Questo l'ho presa perché, vabbè, era in offerta, mi sembra 99 centesimi a 20 metri più 5 metri in omaggio. E quindi anche questa tra tutti era quello più economico.
ho preso panni cattura colori, assorbicolori per la lavatrice, anche questi prezzo basso, non ricordo ora precisamente, però basso, sono 10 più 4 in omaggio, che io utilizzo appunto quando faccio le lavatrici dei colorati e a volte anche nei bianchi, se tipo magari ci ficco dentro qualcosa di grigio, di chiaro, di azzurrino, insomma ogni tanto ce lo ficco per sicurezza. Poi ho preso, anche se in realtà la stagione sta finendo, quindi non sono così, cioè devo prendere inizio estate, però vabbè, qua le zanzare ci sono sempre, quindi ho preso queste candeline alla citronella, l'altro hanno un buonissimo profumo, quindi secondo me sono utilizzabili sempre, diciamo, però le ho prese principalmente perché qua veramente abbiamo un'invasione e è veramente fastidioso. E quindi tra zampironi, spray e quant'altro uso sempre prodotti antizanzare. Ho preso anche queste candeline che comunque profumano, fanno atmosfera e quindi ci sta. Poco, non mi ricordo quanto, ma poco. Poi ho preso due prodotti Chantecler. Questo è un altro che adesso scoverò. Perché c'era in omaggio il detersivo dei piatti, sempre Chantecler. Non erano cose che utilizzavo, però vabbè, ci sta comunque un omaggio, cioè non sono cose che mi servivano, ma che comunque sono cose che utilizzo, quindi probabilmente non le avrei acquistate in quel momento se non ci fosse stato l'omaggio, ma visto che c'era l'omaggio e sono cose che comunque poi utilizzo e consumo, ho detto prendiamole. Inoltre la linea bio di Chantecler, non mi dispiace, avevo già provato questo come prodotto e non mi dispiace, mi piace il fatto che sia effetto antigoccia e insomma l'ho voluto prendere, tanto comunque gli applicavo anche lo sconto, oltre all'omaggio anche lo sconto del 20%, quindi ci stava. E tra l'altro un prodotto di vetri lo stavo finendo, nel senso che io a volte faccio il mix con l'ammoniaca, semplicemente acqua ammoniaca, utilizzo quello per i vetri, però ci sta anche averlo fatto, diciamo. Poi assorbenti Nuvegna, questi qua malissimi, poco da dire. Poi ho preso, come si chiama? Questo detersivo multisuperficie che in realtà io ho preso prevalentemente per i pavimenti, diciamo. Era in offerta e in più c'erano 150 ml gratis, quindi praticamente è un litro, però il prezzo, che era comunque molto basso, è per 850 ml, il resto è gratuito. Va bene appunto sulle grandi superfici diluito oppure utilizzato puro sullo sporco difficile, un po' come tutti i detersivi dei pavimenti, diciamo. E mi aveva così ispirato perché era la freschezza di cedro, quindi io alcune volte uso l'alcol, alcune volte l'ammoniaca, però effettivamente hanno un odore di merda e oggi quando poi dopo mi puzza tutta la casa di detersivo schifoso, questo è profumato, per cui non avevo bisogno assolutamente di detersivo perché ne ho altri, ho delle scorte pure di quello, però diciamo che era in offerta, quindi ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Mi sono un po' lasciata condizionare a sto giro, però vabbè. Poi due cose un po' più interessanti, due tisane. Anche qua sono piena di tisane, però ho detto ma sì, dai, c'è lo sconto del 20%, prendiamole. Ho preso due tisane Pompadour, una la depurativa con tarasso e curcuma, e l'altra è drenante con equiseto e betulla. Queste qua, bah, vedremo. Drenante e depurativa, direi che ci sta. Allora, di questa mi ispirava la curcuma. E di questo perché è drenante, io ho dei ristagni di liquidi che veramente lasciamo perdere, quindi mi serviva, diciamo. Poi ho preso perché era in offerta il maxi formato dell'ammorbidente coccolino che io di solito uso in versione più piccolina. Tra l'altro non mi ero neanche accorta che era in offerta, sono arrivata alla cassa con la confezione piccola. E la ragazza giustamente mi dice: guarda, c'è il formato grande, se vuoi, a tot, che conviene di più. E
detto, ah brava, grazie. E quindi alla fine ho preso questo qua, grande. Anche di ammorbidenti in realtà non ne avevo bisogno, però questi qua Coccolino Creation mi piacciono tantissimo perché hanno delle profumazioni veramente, veramente buone. E quindi l'ho preso. Guarda un po', l'ho preso. Ne ho in realtà 3, 4 ammorbidenti ancora chiusi, però vabbè, fa niente, l'ho preso. E sono in formato quello da 60 lavaggi, quindi questo mi durerà un bel po', quindi per un po' niente più ammorbidente. Però Coccolino, vera, li ho provati un po' anche di tutte le marche, sottomarche, anche quello del DM. Non mi scandalizzo, nel senso uso un po' quello che capita, però se trovo Coccolino in offerta mi piace molto il Coccolino, per cui cioè queste versioni qua, per cui ci stava, questa fragranza non l'avevo ancora provata, quindi ho voluto provare a prenderla. Poi Vichinette, questo lo consumo veramente tantissimo, e ho voluto provare a prendere questo con il profumo di Lime, quindi questo qua, mi sembra che fosse in offerta, se non sbaglio, e nulla, insomma, Vichinette, anche qua cambio marca a seconda di quello che mi ispira in quel momento, ma sì. Poi ho preso, questa era un'offerta se non sbaglio, spray muscandeggina più sgrassatore e questa Armonie Floreali, c'era anche normalissima, io ho preso questa qui profumata e questa l'ho presa prevalentemente perché c'è scritto che rimuove la muffa, quindi non tanto come sgrassatore o candeggina che in realtà ce l'ho uguale ma senza profumazione, ma perché su questo c'è scritto proprio specificato rimuove la muffa. Quindi ero veramente, siccome abbiamo dei problemi seri, enormi con la muffa, ero veramente curiosa, Madonna che caldo, di provarlo e vedere se qualcosina fa. Sgrassa e igienizza, rimuove la muffa, smacchia i capi bianchi. Quindi, boh, vediamo, insomma, si può utilizzare quindi sia sulle superfici per pulire che sui capi d'abbigliamento, questo anche l'altro in realtà, ma io l'ho usato prevalentemente per pulire, però insomma multiuso, quindi in realtà ci sta ed è questo qui. Poi, ecco l'altro prodotto Chantecler, questo qua sgrassatore, sempre linea bio, io utilizzo quasi sempre sgrassatore Chantecler, secondo me sono tra i migliori. Ho voluto provare questa versione bio, cioè più che ho voluto provare, c'era da prendere due prodotti della linea bio di Chantecler per avere come si dice, il lavapiatti che tra l'altro non trovo, non so dove sia. E quindi ho detto, ne approfitto e proviamo anche questa versione qua. Poi ho preso smacchiatore universale, quindi tipo Vanish per intenderci, di solito uso quello. Ho voluto provare a prendere questa sottomarca più economica per vedere come funziona. Non l'ho mai provato, vediamo insomma se è efficace quanto il Vanish originale o se è una ciofeca, però vabbè, ho pagato comunque. Oddio, gli smacchiatori in realtà tra le cose della casa sono tra le cose che costano di più. Il Vanish non costa poco, per quello che alla fine ho voluto provare a prendere questo qui sottomarca, proprio per vedere se funge. Poi ho sentito parlare molto molto bene di questo marchio di prodotti che dovrebbe essere un prodotto marchio per la pulizia professionale, questo qua KH7. E tra i vari prodotti disponibili ho preso il multiuso bagno perché mi sembrava quello più, insomma, comodo e più utilizzabile nel mio caso, nel senso che i multiuso li uso appunto un po' per tutto, sia bagno che cucina. In realtà anche se in cucina tendo a utilizzare quello del Napisan che va bene sulle superfici su cui poi va a contatto il cibo, quindi di solito igienizza, quindi utilizzo quello, però insomma. Vediamo com'è. Questo non serve risciacquare, anche quella è una cosa che mi interessava. È al profumo di mela e menta peperita. Dice anche che previene le macchie di calcare e anche questa è una cosa che
mi interessa. Quindi diciamo un po' per la pulizia quotidiana e veloce del bagno, quindi le macchioline che magari si fanno sul lavandino, il box della doccia, insomma le cose veloci. E siccome appunto ne ho sentito parlare bene, ho detto ma sì, prendiamolo. Questo non costa pochissimo, ma a quanto pare fa miracoli. E quindi ho detto proviamo. Poi un prodotto strano che non ho mai provato, però anche in questo caso ho detto se lo devo provare, lo provo adesso che lo posso comprare scontato. Ed è questo mangiapolvere. Io in realtà all'inizio pensavo che fosse una roba che io spruzzavo sulle superfici e probabilmente mi andava a rallentare appunto la formazione della polvere, il sedimentarsi della polvere su mobili e quant'altro. In realtà sì, dovrebbe fare anche quello, ma più che altro serve per pulire, quindi le indicazioni qua dietro dicono che tu vai a spruzzarlo su un panno, come se fosse questo per intenderci, per pulire, però vai a fare le polveri, quindi vai a rimuovere le polveri con questo aggeggio, e aiuterebbe appunto a prevenire la formazione di tanta polvere. Io non lo so, ditemi anche voi se avete mai provato un prodotto di questo genere, non è la prima volta che lo vedevo e questo mangiapolvere mi aveva incuriosito già più volte, e poi dicevo no, ma sarà una cagata, non spendiamo i soldi, continuiamo a vecchia maniera, la polvere si farà sempre e comunque, e questo credo che sia comunque così. Però ho detto, vabbè, proviamo. Qua dice comunque senza allergeni, senza nickel, dermatologicamente testato. Con ingredienti di origine naturale, completamente biodegradabile. Elimina la polvere, che vabbè, causa di allergie, no gas, rispetta l'ambiente. E niente, quindi dice di appunto tenere la bomba di pressione, spruzzare il prodotto direttamente su un panno morbido da una distanza di 15 cm, quindi spolverare. E quindi, vabbè. E dice, grazie all'agente antistatici, lascia sulle superfici trattate una barriera invisibile che rallenta il formarsi della polvere per giorni. Ci crediamo? Vedremo. Insomma, intanto l'ho preso e vediamo. Poi, in offerta c'erano i sacchi, i sacchettini della pattumiera, e quindi ho preso questi qua, fragola e lampone, solo perché erano rosa, fragola e lampone, quindi ho detto, ma sì, dai. Sono 30 litri. 30 sacchetti, suppongo, da 1 litro, credo. E hanno appunto il laccio esterno anche per chiuderli. Multistrato antigoccia resistente. E profumati fragole lampone? Bah, sì, vagamente, però insomma, erano in offerta comunque, quindi sono sacchetti alla pattumiera che si usano e quindi presi. Poi, vediamo se c'è ancora qualcosa là. Poi, allora, questo è l'omaggio, il detersivo dei piatti sempre Chantecler, come si dice, linea bio. Mi piace l'idea del detersivo dei piatti biologico perché comunque è un detersivo che va a contatto con appunto i piatti dove poi io ci appoggio gli alimenti che vanno nella mia boccuccia, nel mio stomacchino, nel mio intestino. E quindi, bah, non mi dispiace l'idea che sia biologico per questo motivo, anche se, ripeto, non mi sono mai fatta dei problemi a riguardo, ecco. Mi sono spaventata, invece è stato il vento. E quindi niente, questo qua l'omaggio. E questa è stata la parte, diciamo, un po' meno interessante di tutta la mia spesa. Passiamo ora invece alla parte beauty e cura della persona.